Chiudagliela la bocca, sta animale, ma che è? Ma visto che famiglia bizzarra? Glielo detto che è una famiglia particolare. È tutta la famiglia. E questo? Questo è Cico. Che sta facendo? Cico no. Ha toccato la leva! E che succede, mo? Quello c'ha la sindrome di paraloculo! Ma che succede con sta leva? E sale il montacarichi! Oddio! Sul montacarichi c'è montata la cucina, capito? Di casa mia. E mo sta salendo la cucina? Sta salendo la cucina! Ma questo è uno show, in prima serata facciamo uscire una cucina! Però è un bel effetto, magari. Cico, che hai combinato? Vincenzo, c'è un ospite! Ma chi c'è? Un ospite? Ma che ospite? Un altro... C'è un ospite! Non ci posso credere! Un pezzo di ospite! Mai! Buongiorno! A casa mi fai un po' giovane a ricevere! Sono mortificato, signor Mike, mi inginocchio! Ma guarda, mi inginocchio ai suoi piedi! Ma tu sei quell'artista che viene dall'Alto Adige! Dall'Alto Adige? Si sente dall'accento? Si sente dall'accento, sono Alto Tesino. Un accento un po' bolzanino. Sì, sì, vero? Sì, sei ma tu. Ma lei mi conosce? Ma sì, ho sentito parlare di te parecchio, hai un grande avvenire, Ma è un grande avvenire, ormai c'ho un'età, signor Mike, un grande avvenire, quasi non me la cavo bene adesso... La mia carriera mi aiuti, mi dia una mano, non mi denuncia. Senti, ma tu ti credi di essere? Perché? E mi dai del lei. No, le do del lei. Devi dare del tuo. Cico, sei buono. Ma cos'è questo Cico, cane? Cico, sei buono. Ma che Cico. Cane è questo? Cos'è questa che roba? Che stai facendo? Cos'è? Cos'è? Chi è questo qua? Chi è? Allora, Cico, stai buono. Cico è mio fratello e ha una sindrome di paraloculos, signor Mike. Di para? Paraloculos, è un paraloculos. Ecco, me lo stava dicendo lei, non suonava bene. Sì. Paraloculos, signor Mike, è un medico spagnolo. Che ha trovato queste turbe mentali. Praticamente Cico ha mille personalità. Una volta pensa di essere un cane, una volta pensa di essere un calciatore. Può trasformarsi in mille personaggi, ha capito, signor Mike? Comunque mi diceva, Cico, stai buono, fammi parlare un momento con Mike. Perché non le devo dare lei, signor Mike? Perché noi siamo colleghi. Ma colleghi in quanto lei adesso sta facendo l'attore. E oggi è il tuo debutto in televisione, è una grande carriera. Non me lo dica che mi tremano le gambe, signor Mike. Ma lei è felice di essere a Napoli? Ma certamente, cari amici napoletani. Eccomi qua dopo tanti anni. Quanti di voi mi hanno scritto e hanno detto, Mike, ma quando torni a Napoli? Vi ricordate quando negli anni 60 e 70 ho fatto tanti festival di Napoli, tante belle serate? Quindi, perché io venivo qui, facevo tutte le feste di piazza, lo quindi sai. Quindi guadagnava bei soldini qui intorno? E beh, mica tanto, allora non si guadava tanto. Non come si guadagnava. Però insomma si mangiava bene, si veniva qua, si passava delle belle serate. Tu non eri ancora nato allora. No, io sono nato negli anni 80-90 più o meno. Ho capito. Ma si vede che sei molto giovane. Sono giovane, sì, mi porto bene la mia età, ho 28 anni, non lo dica però, signor Mike. Signor Mike, ma ho un bel ricordo di Napoli. Io so che qui ha conosciuto sempre in una di quelle piazze. Beh, Napoli è molto importante per me perché... Dunque, qua ho conosciuto quella che poi è diventata mia moglie. E dove sta? Daniela, è là in mezzo al pubblico, ma chissà dove si è messa, perché lei vuole mantenere sempre l'incognito. Ma perché comunque dovete sapere che fra le tante feste di piazza che ho fatto... Sono andato in un paese che si chiamava San Martino in Valle Caudina, sai cioè, dov'è? Vicino Trento, diciamo così. Ah, ecco, vedo che sei proprio dell'Alto Adige tu. Perché San Martino Valle Caudina è qua vicino. San Martino Valle Caudina. Tu? Provincia Cico, di Avellino. Buono. Sì. Sulle montagne dell'Irpinia. Allora, fatemi raccontare questa storia che è molto importante, Sì. Dunque, allora, sono andato a San Martino in Valle Caudina e stavo facendo questo spettacolo. C'era un palco altissimo, alto 3 metri, e a un certo momento ho visto una bella ragazza che si stava arrampicando su questo palco per venire su verso di me. Era una ragazza che io avevo conosciuto in occasione del Festival della Moda a Capri. E dissi, ma questa è quella bella ragazza che io volevo conoscere. Ce l'ha riconosciuta perché si arrampicava? Sì, sì, era proprio lei, era Daniela. E allora le dissi, senti, guarda, io adesso non posso parlare con te, però adesso vado in vacanza a Vulcano, se vuoi venire a passare un paio di giornate, fatti viva, io sono lì. Ma tutto questo mentre lei stava arrampicata a 3 metri? Sì, sì. Lei sì. Diceva, ci vediamo a Vulcano. No, lei si è arrampicata di su, è venuta su. Allora, che cosa è successo? Lo so. Stai zitto. È successo.
Non disturbare. Allora, vogliamo finire questa storia? Fammi finire la mia parte. Mi interrompi. Dunque, questa non è una parte così inventata. Questa è una sana verità. Verità. Allora, che cosa è successo? Daniela mi ha detto, verrò fra un paio di settimane. Invece, dopo un paio di giorni, mi ha telefonato e mi ha detto, guarda, sono già sulla nave che arrivo. È venuta da me a Vulcano e da allora non ci siamo mai più lasciati. Una bellissima storia. E abbiamo storia. Fatto tre figli meravigliosi. Che bello! Uno più bravo viva mai! Viva mai! Un bel regalo che mi ha fatto Napoli. Napoli tanto bella. Ma è vero che farà lei un regalo alla Rai? È vero che lei tornerà in Rai? La so, una voce... la so, questa la so io. Stai zitto, ma non disturbare. Non è partito il cronometro. Allora, attenzione. Che cosa è successo? Signori, perché se ne è parlato molto sui giornali in questi ultimi tempi. In occasione di Porta a Porta, quando sono stato ospite di Vespa, il direttore generale della Rai ha detto, Mike, guarda, tu stai festeggiando anche i 50 anni della tua carriera e noi festeggiamo anche i 50 anni della storia della televisione. Difatti io sono stato quello che ha presentato il primo programma. Allora disse, noi vorremmo che tu raccontassi la storia della televisione e tutto quello che è accaduto in Italia, tutto quello che può essere bello, brutto, che so io, con noi. Io dissi, ma guardate che io lavoro per Mediaset. Beh, non ti preoccupare perché noi abbiamo degli agganci, forse possiamo parlare con Berlusconi, tu avevi fatto il contratto con Silvio Berlusconi. Io ho detto, vabbè, chiedeteglielo, non so, anche se adesso non si interessa più di Mediaset. Comunque, la risposta è stata questa. Vi presto, mai buongiorno, ma non portatemelo via. Hai capito? Caro signor Berlusconi, se lei ce lo presta, non sappiamo poi se ve lo ridiamo, non è sicuro. Potrebbero succedere tante cose. È la volta che viene da noi ci facciamo la bocca buona, capito? Sì, sì, ma a proposito di bocca buona, quando si mangia qua, che io sono venuto qua in cucina si per mangiare perché io ho fame. Mike, cosa attimo, fai lì? Cosa un fai? Attimo, signor Mike, qui non mi manca un... Senti, ma sai che questo qua per il mio prossimo quiz andrebbe bene come valletta? Cosa ne dici? Signor Mike, ma lei non è che ha cambiato gusti guarda ultimamente, è sicuro? Come sei carino. È carino. Guardate che bel sorriso che ha, Sta facendo una delle promozioni. Promozione per Cico, signor Mike, quello è, ma carino lui, ma com'è possibile? Cico, dove l'hai messo il funzionario Rai? Bucci Rosso, dov'è? Ha preso l'ascensore. Funzionario Rai? Voglio uscire! Hai chiuso il funzionario nell'armadio? Funzionario Rai. C'è un funzionario, Bucci Rosso, lo conosci? Come sta, signor Bucci Rosso? C'è poca aria, sono gli sgoccioli. C'è poca aria. Il funzionario Rai lì dentro, ma voi siete matti, Signor, ma lei lo conosce? Guardate che voi finite che stasera non vi fanno più lavorare. Fallo uscire, Cico, fallo uscire. Tiratelo fuori. Chiedi scusa al funzionario e fallo uscire. No. Guardi che non apro la porta. Non ti faccio fare la valletta se non gli chiedi scusa. Non ci tengo, fatemi uscire. Facciamolo uscire, signor Mike. Vogliamo farlo uscire. Facciamolo uscire. Eccolo qua, questo è il funzionario. Questo è un famoso funzionario della Rai. Ha capito, signor Mike. Allora bisogna fare l'inchino. A settembre verrò da voi. Si va facendo un inchino perché lei è un funzionario. Mi ha portato il contratto già perché io voglio firmare. Sono felice di avervi visto il buongiorno, ma ciò non toglie che stai murendo alla tinta. Stava male qui dentro, signor Mike, mancava l'aria. Chiedi scusa al funzionario. Non funzionava purtroppo. Ma quello lì è pericoloso. Che succede? Che c'è? Ti ho fatto male, un morso. Di chi? Un cane. Quale cane? Quel cane di suo fratello. Perché c'è un cane? Paraloculos, come si chiama? Ah no, il cane è finto. Cico, stai buono. Stai buono. Guarda che funzionario è pericoloso, È buono, è chiaro, io sono un capo struttura Rai. Una struttura Rai. Qua erano 30 anni che non si faceva una diretta in questa auditorium. Ma tengo un ritorno in cuffia, come mai? È lui che ripete tutto. Signor, buongiorno, ma mi scusi. Chiediamo scusa, siamo un po' ma mi ha dato il contratto. No, non io l'ho dimenticato. Ma se non ho il contratto allora non comincia. Ma tu sai, questo, nello specifico, devo sapere adesso quello che succede. Questo ha detto che mi fa male, Vincenzo. Come lo fai male? Faccio karate, faccio male. Lei fa karate? Qua, E che cintura è? Cintura marrone. Cintura marrone? Marrone chiaro. Ma per favore. Vogliamo offrire... offriamo qualche cosa al signor Mike. Signor Mike, visto che sta a Napoli, che cosa le piacerebbe mangiare? Che io sono venuto qua in cucina perché voglio mangiare la sana cucina napoletana. Che cosa le possiamo preparare, signor Mike? Cosa mi offrite? La pizza. Ma che cosa? La pizza. Ma la pizza, no. Prego, accomodatevi, due. Per favore, mangiamo la pizza napoletana, ma certamente non è quella che si fa qua. No, allora, signor Mike, una pizza squisita. Passare al dunque. Fa una
pizza, allora, pizza, la guarda, pizza. Guarda, che pizza vorrebbe mangiare? Sì, non lo so cosa mi potete. Allora, dire. Mi faccia fare una domanda che sogno da anni. Quale pizza vuole? La 1, la 2 o la 3? La 1, la 2 o la 3? Per sfizio. Se permettete, ho molta fame. La 1, la 2 o la 3? E a perciò le voglio. Se la mangiava tutti quanti, Mike, buongiorno, come mai? No. Anche per il dirigente qua. Ci permette, signor Mike, un attimo. Guardi che abbiamo un catalogo buona, perché guarda che i dirigenti della Rai ho capito, non sono di bocca buona. A loro piace mangiare, prepara la pizza. Signor Mike, però attenti, vi sporcate le mani, sedete. Okay, signor Mike, ma le chiedo scusa, signor Mike, ma lei lo ritiene veramente importante come funzionario? Ma certo, grazie. Basta guardarlo in faccia, non vedi? Alla faccia da dirigente della Rai. Ha capito, signor Buccirosso. Signor Mike, la ritiene un dirigente. Che pizza vuole? Chiudete sto menù. Non vuole la pizza? Pizza a soggetto. Pizza a soggetto. Ma chi l'ha mandata? Il direttore della Rai del Noce, la Noce, sta bene di salute. Ecco, mi fai dei saluti, sta perché poi guardi che io devo lavorare con lui, Se non si è mangiato ancora la pizza, penso che sta bene. Ok, va bene. Allora vogliamo fare sta pizza, vogliamo maestro, muoverci. Prego. Muoverci, dai. Forza, maestro. Bravissima, fa una pizza eccezionale, mio fratello. Guardi, ma dov'è sta pizza? Io non la vedo. Ma come? No! Ma questo è matto. È leggera, Cos'è? Lei lo deve assecondare. C'ha la sindrome di Paralocos, ha capito? Ti assecondo. Jolly! Sì. Guarda che non siamo al quinto, va bene? Dai, svelto che ho fame! La 1, la 2 o la 3? Cosa mi hai preparato? Gli è andato in faccia. Questo è del Buccirosso. Davanti a Mike, buongiorno! Che figura! Allora, dai, andiamo, svelto. Tutta la pizza. È pronta? E che stai facendo? Cosa c'è? Purtroppo... La pizza paradiso! Vabbè. Mamma mia. Vabbè. Ti muovi, il tempo forza! Forza! Devono fare l'altro numero! Facciamo... Eccola qua! Ragazzino, vogliamo metterla nel forno. Mettiamola nel forno, forza! Vogliamo metterla nel forno. Mozzarella. Vabbè, mettici un po' di provola. Mettici un po' di pecorino. È finito il pecorino. Mettici mozzarella. È finito il pecorino. Ho detto mozzarella, mi hai sentito? È finita mozzarella. Mozzarella. È finita la mozzarella. E allora cosa mi dai da mangiare? Sa pizzeria. Facciamo una cosa. Vogliamo metterla nel forno. Bravo. Mo ci vuole il tempo suo, signor Mike. Purtroppo Quanto? Il maestro è rigoroso. Sapesse a bruciare la pizza, no? Perché? Non dirmi che è bruciata, eh. Oh, dove ti aspettò? Qua me la devo aspettare, signor Mike. Dobbiamo andare avanti, dai, che qui devono fare un altro numero. Pizza fantasia! Pizza quattro stagioni, Margherita Marinara! Bravo, che bello, sentite bene, dovete andare tutte le sere. Cantiamoci la stessa. Vabbè, non fa niente, va. Entrate, pigliatevi la giornata. Una bella canzone per il signor Mike. Per chiudere in bellezza. In bellezza, signor Mike, che cosa le piacerebbe cantare? Ma io non ho una bella voce, però c'è una canzone che tutti possono cantare. O Sole Mio. Conosci O Sole Mio? Ce l'hai. Cosa suona? Le chitarre. Che bella chitarra che hai, una bella chitarra. Questo è mandolino. Ah beh, non mi ero confuso un pochettino. Dammi il là che devo cominciare io. Oh sole mio, sta in fronte a te. Dimmi le altre parole perché non le conosco. Oh sole mio, cosa succede qua? Stiamo scendendo. Aiuto. Oh sole mio, ciao Napoli.